E adesso vi parliamo un attimo del Grande Fratello VIP, in particolare con Casa Chi di Gabriele Parpiglia. Ma in primis ricordiamo che il Grande Fratello VIP 6 ettari ottenuto ieri oltre 3.400.000 di ascolti, quasi al 22%. Insomma, ascolti veramente molto alti, a dimostrazione che questa edizione del Grande Fratello VIP, anche senza la presenza di Alex Belli, continua a piare molto. Ma il conduttore e giornalista di Gossip Gabriele Parpiglia ha fatto delle importanti rivelazioni per quanto riguarda il proseguio del programma A Casa Chi. Dice Gabriele Parpiglia dei nuovi ingressi al Grande Fratello VIP 6. Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi. Ufficializziamo l'ingresso di Kabir Bedi a gennaio. Sostituisce metaforicamente Aldo Montano, un leader che possa abbracciare tutto il gruppo. Kabir è tra i preferiti di chi ha visto i provini. Ha una personalità forte e una sensibilità elevata. Inoltre i provini non si stanno fermando durante le vacanze natalizie. I provini continuano. Non si esclude l'ingresso di alcuni ragazzi giovani concorrenti delle edizioni precedenti del Grande Fratello VIP. Lo stesso giornalista è poi tornato a parlare di Alex Belli, il quale infatti aveva dichiarato una seconda stagione del VIP 6. Dice il giornalista: aspetta che devo trovare le parole giuste. Magari nella sua testa poteva o voleva dirci o ha mandato un segnale, o crede che potrebbe succedere qualcosa e magari succederà, forse andrà così. E aggiunge sempre lo stesso giornalista che nella seconda stagione del VIP 6 potrebbe essere un sequel della storia di Alex Belli. Potrebbe essere Magati che intendeva che parta il nome di Delia e Delia potrebbe portare il suo nome dentro la casa. Mi sembra un po' un giro di parole, ma secondo me questa frase significa solo una cosa. Ossia che proprio Delia Durante potrebbe entrare dentro la casa del Grande Fratello VIP. Vi piacerebbe? Insomma, gli scontri con Soleil Sorge sarebbero garantiti e all'ordine del giorno. Che ne pensate?